benvenuti nella loggia nera. Prego, accomodatevi, fate come se foste a casa vostra, e già che ci siete, perché non lasciate un segno della vostra presenza cliccando sul pulsante mi piace e iscrivendovi al canale se non l'avete già fatto? Chi sono io? Beh, questo non ha importanza. Se siete qua, è perché volete che vi racconti una storia. Quindi, perché non vi accomodate e non prendete una bella tazza di caffè? Tra la schiera di thriller sui serial americani, Dahmer è sicuramente uno dei più atroci della fine degli anni Ottanta. E la serie TV Dahmer gioca secondo la vecchia immagine del personaggio. Tutti gli studi su Dahmer sono stati fatti per comprenderne la psicologia, ma gli esperti non sono ancora in grado di comprenderne i suoi comportamenti nella totale completezza. Quindi, scopriamo insieme cosa c'è dietro questa mente distrutta che i produttori della serie Netflix Ryan Murphy e Ian Brennan hanno voluto ricalcare nella loro serie evento. Non mi resta che rinnovare l'invito a mettervi comodi e benvenuti nella loggia nera. Qual è l'emergenza? Sì, mi chiamo Glenda Cleveland. Sento un forte odore provenire dall'appartamento del medicino Jeffrey Dahmer. Un odore di morto. Fate presto. È un caldo e afoso pomeriggio estivo del 1991, quando Glenda Cleveland si lamenta dell'odore di marcio proveniente dallo sfiato del suo appartamento. La ragione di quel cattivo odore è Jeffrey Dahmer, che è nell'appartamento accanto a lei, a fare a pezzi il corpo di qualcuno e indulgere in ogni sorta di atti grotteschi. Non appena si intravede la stanza, la fioca a luce gialla e gli oggetti provocatori ci informano subito sui suoi raccapriccianti crimini che Dahmer aveva commesso. Tuttavia Jeff fa i suoi affari indisturbato. Se ne va costantemente senza muovere le mani, come un uomo in missione. C'è un bar gay a Milwaukee, dove va a caccia delle sue vittime, e riesce spesso a corteggiare alcuni dei gay di colore là dentro. I discorsi che fa Dahmer sono incoerenti e il suo aspetto è quello di un uomo ubriaco con gli occhi storditi ed il linguaggio confuso. Spesso nasconde le sue orribili intenzioni sotto un sorriso innocente. Ed è spesso così che seduce le sue vittime. Una delle vittime, infatti, Tracy Edward, arriva al suo appartamento cadendo nella classica trappola di un altro drink a casa mia di Jeff. E non appena Edward entra nell'appartamento di Jeffrey Dahmer, si rende conto che la sua morte è imminente. La stanza di Jeffrey Dahmer, che è una personificazione dell'inferno stesso, è piena dell'odore di carne in decomposizione. E mentre Edward cerca di lasciare la stanza, Jeff gli chiede insistentemente perché tutti vogliono lasciarlo. E lì ci fermiamo, ansiosi di scoprire il segreto radicato di questa mentalità demoniaca. La sua stanza contiene un trapano con mitragliatrice, una Bibbia satanica e un televisore che mostra a Jeff solo il suo film preferito, ovvero L'Esorcista 3. Quando Edward va nel panico, Jeff lo minaccia con un coltello, dicendo che vuole solo scattare alcune foto osè. Tuttavia, nulla va secondo il piano di Jeffrey, ed Edward esce dalla stanza, salvandosi dalla sua trappola. E quando la polizia è arrivata e ha perquisito l'appartamento, il mondo è stato informato degli atroci crimini commessi da Jeffrey Dahmer. E Jeffrey è lì, che borbotta in un angolo. Borbotta che egli stesso dovrebbe essere giustiziato per quello che ha fatto. Jeffrey Dahmer è un atroce serial cannibale la cui forma umana nasconde un'anima demoniaca.
e fu arrestato il 22 luglio 1991 per aver ucciso un totale di 17 minorenni. Ed una ad una, tutti i resti dei corpi delle 17 vittime iniziarono a venir fuori da ogni anfratto di quell'appartamento, svelandoci che Dahmer non solo le uccideva, ma faceva anche esperimenti su di loro. Si dice che a volte mangiasse pure quei cadaveri. Durante l'interrogatorio venne fuori che Jeffrey Dahmer, dopo aver dato la caccia alle sue vittime, le aveva drogate di poco a poco, di modo da poter abusare dei loro corpi. Ma nonostante le avesse drogate, Jeffrey Dahmer ci tiene subito a precisare durante l'interrogatorio che non voleva ucciderle, non vi era mai l'istinto di uccidere le sue vittime. Il suo unico vero scopo era quasi preservarle per l'eternità. E nonostante l'etnia delle sue vittime ci riveli ben altro, Jeffrey Dahmer ha chiarito subito che lui ha ucciso senza essere guidato da rabbia o odio razziale. Dahmer si è presentato alla corte come un semplice esempio di pentimento e fallimento, il che ci spinge a vederlo come vittima imminente di una psicosi a lungo termine. Pertanto, non siamo che ansiosi di capirne il motivo principale. E a volte le ragioni risiedono in un'infanzia problematica. Jeffrey Dahmer è un serial molto studiato in psicologia criminale. Di che tipo di disturbo mentale soffrisse effettivamente non è stato ancora diagnosticato, ma se osserviamo i suoi tratti caratteriali, il comportamento e la storia, tutti i segni di un disturbo psicologico sono chiaramente visibili. Dopo l'arresto di Dahmer, suo padre, Lionel Dahmer, è stato citato in giudizio per le indagini. Sebbene sia completamente scioccato dalle azioni di suo figlio, si chiede se sia stata una cattiva genitorialità a portare all'anomalia di suo figlio. I genitori di Dahmer, Lionel e Joyce, hanno condiviso una relazione tossica. Invece di un ambiente sano, Dahmer ha assistito a intense discussioni, lotte e persino minacce di sua madre che si presentava a loro impugnando dei coltelli. Da allora, il disgusto dentro di lui ha iniziato ad aumentare. Nel frattempo, Lionel ha trascorso del tempo di qualità con lui, o meglio, quello che lui reputava tale. Gli insegnò a raccogliere animali morti dalla strada. Così, in breve tempo, Jeff impara come sezionare i cadaveri e poi dissolverli nell'acido. Fin dalla giovane età, Jeff è stato attratto dalla carne, dal sangue e dalle viscere, che gradualmente si sono trasformate in una sorta di ossessione. Crescendo, si è trasformato in un bambino introverso. Non poteva uscire con qualcuno o fare amicizia. Tuttavia, aveva sempre avuto un atteggiamento di ricerca dell'attenzione, il che, se vogliamo vederlo, è quasi una cosa contraddittoria di per sé. Figuratevi, fece perfino finta di avere un attacco epilettico a scuola, con grande divertimento dell'intera classe, e non ci volle molto a far sì che i suoi compagni lo vedessero come lo studente più strano della classe. D'altro canto, il padre Lionel è un gentiluomo che può benissimo integrarsi nella società, ma è con la madre, Joyce, che sorgono i problemi. Joyce ha abusato di droghe durante la gravidanza, causandone una prolungata depressione postpartum. È stata completamente ignorata da suo marito durante questo periodo cruciale. Così, l'ignoranza la rese furiosa e la costrinse a sfogare tutta la sua rabbia sulla vita domestica. Quando alla fine divorziarono, Joyce trascurò completamente il figlio maggiore, Jeff, e portò via con sé il figlio minore, David. Questo incidente ha traumatizzato Jeff in tenera età. Tuttavia, in qualche modo, questo trauma non gli impedì di laurearsi mentre viveva da solo a casa dei suoi genitori in Ohio. Suo padre non gli fece mai visita e le esperienze traumatiche ebbero cumulativamente un impatto negativo sulla sua personalità. È inutile dire che Dahmer si sentì solo e iniziò ad affogare i suoi problemi letteralmente nell'alcol, perché non c'era letteralmente nessuno con cui condividere la propria vita. E dopo molti tentativi falliti, Jeff non ha mai dichiarato apertamente la sua sessualità. In primis, anche per una società estremamente omofobica. In secundis, per uno stato mentale sessualmente represso.
Non essendo mai stato attratto dall'altro sesso, per Jeff era difficile sfogare i suoi impulsi sessuali. Ed in questa sua situazione, il suo primo incontro lo fece con un autostoppista di nome Steven Hicks. Jeff ha portato Hicks a casa per entrare in intimità con lui, ma Hicks ha subito chiarito che non gli piacciono gli uomini. E mentre Hicks cercava di uscire di casa, Jeff lo uccise lasciandogli un manubrio in testa. Si rese subito conto della gravità del fatto, ma invece di fare ammenda, ha iniziato a fare esperimenti sul corpo dell'autostoppista, come ha fatto con quegli animali morti in strada che raccoglieva da piccolo. Era evidente a quel punto che il sangue e la carne in qualche modo lo eccitavano. Tuttavia, ha tentato di cambiare le sue abitudini in seguito, ma durante l'addestramento dell'esercito americano ha persino drogato e violentato un commilitone. Dopo essere stato congedato con disonore dall'esercito, si rifugiò a casa della nonna. In quel periodo ha portato giovani gay in hotel per pomiciare. Ha drogato se stesso e quegli uomini, ma mentre era in stato di trance, li uccideva senza accorgersene. Tuttavia non ha mai tentato di porre veramente rimedio alla situazione. Invece tagliava la testa alle vittime e la baciava. Peggio ancora, Dahmer ha invitato i giovani a casa di sua nonna, dove ha ripetuto le stesse azioni. Per fare a pezzi i corpi e tenerli in acido, si costruì una cantina. Il fetore allarmò anche la nonna, ma l'instabilità e i tratti diabolici di Jeff fecero gradualmente dimenticare la condizione ambientale in cui viveva. Non se ne rendeva proprio conto. Anche con la nonna nella stanza accanto, continuava a molestare persone innocenti, che erano per lo più persone di colore. Quando la psicologia di Dahmer è stata ulteriormente esaminata dopo il suo arresto, diversi professionisti medici sono giunti alla conclusione che avesse la splanchnofilia, una condizione in cui una persona si sente attratta dagli organi e dalla carne umana. Ha insistito più e più volte sul fatto di essere guidato dal desiderio di uccidere le persone. Il suo impulso lo ha sopraffatto, nonostante sia stato arrestato per aver aggredito un adolescente di colore a casa di nonna. Dopo il suo rilascio, si è trasferito agli Oxford Apartments al Milwaukee. Lì conobbe Tony, un giovane modello sordomuto. Dahmer ha provato a drogare Tony diverse volte, ma si è fermato. Ha preferito ucciderlo e congela al fine il suo cervello mozzato nel tentativo di preservarlo per l'eternità. Pertanto, l'amore e l'amicizia persero a causa di questa compulsione distruttiva della sua mente. Ha ripetutamente cacciato le sue vittime nello stesso modo, ancora e ancora. Un ragazzo di 14 anni ha cercato di sfuggire alle sue grinfie, ma il sistema legale imperfetto americano l'aveva rimesso nelle mani del diavolo, che stavolta però lo aveva brutalmente assassinato. Tracy Edward, di cui abbiamo parlato all'inizio, è stata l'unica sopravvissuta alla sua cattura. Tuttavia Dahmer è stato condannato in Wisconsin, dove non avevano la pena di morte, a causa della quale è stato mandato nel carcere correttivo della Columbia, invece di essere giustiziato per i suoi crimini. A poco, la maschera che copriva il suo viso di io pentito e angosciato iniziò a staccarsi. Laggiù, da dietro le sbarre, lettere e denaro furono inviati al carcere dove risiedeva Dahmer da alcuni individui depravati, considerati suoi fan. Gli hanno inviato fumetti che lo ritraggono come un supereroe e Dahmer iniziò gradualmente a credere di essere invincibile, vantandosi della sua base di fan e umiliando gli altri detenuti nella prigione. Nel mentre, i parenti delle vittime stavano facendo il conto alla rovescia dei giorni fino all'esecuzione di Dahmer. Nel frattempo, Lionel Dahmer, il padre, ha iniziato a promuovere il suo libro intervistando suo figlio, dando al mostro un'immagine del tutto nuova, un'immagine puramente mediatica. Dahmer ha sempre vissuto nell'ombra, quindi ricevere elogi dai fan e attenzione mediatica è un'esperienza squisita per lui. Egli credeva inoltre che avvicinandosi alla fede e battezzandosi lo avrebbe sollevato da tutti i suoi peccati. Ed il suo battesimo
è iniziato davvero in prigione. Quando con un semplice gesto ha creduto di spazzar via i suoi 17 omicidi, semplicemente immergendo la testa in una vasca d'acqua. Tuttavia, Christopher Scarver, un prigioniero di colore che considerava la vendetta come giustizia, uccise Jeffrey Dahmer in prigione. Così l'orribile capitolo finale di Jeffrey Dahmer si conclude, esattamente come Dahmer fece per le proprie vittime. Messo a morte da Scarver, giustiziato in prigione, a sangue freddo. Il karma a volte. E nella serie Netflix, Evan Peters è un fantastico Jeffrey Dahmer. E grazie alla sua interpretazione, non sarà in grado di distogliere gli occhi dallo schermo. Perché la serie stessa, così come l'interpretazione dei personaggi, risulterà essere estremamente realistica. Perché diciamocelo, che cosa c'è di più spaventoso della realtà stessa?